primo luogo voglio sicuramente ringraziare la scuola, il comandante D'Amato, che comunque mi hanno riconosciuto questa grandissima onorificenza che significa molto per me, per tutti gli sforzi compiuti durante i 5 anni che vengono comunque in qualche modo riconosciuti. Ringrazio sicuramente i miei genitori che mi hanno sempre supportato e tutto il corpo docenti che al di là della formazione professionale, delle competenze, anche sul lato umano mi hanno aiutato tantissimo a crescere. Grazie. La cerimonia di consegne di borse di studio di Giuseppe D'Amato ha visto la premiazione di 4 ragazzi che si sono distinti nell'anno scolastico 2016-2017. Una cerimonia che ha vissuto anche momenti di commozione quando la preside Lucia Cimmino ha voluto consegnare al fratello di uno studente, che purtroppo è deceduto, il diploma ad honorem, e dove lo stesso comandante D'Amato ha promesso al fratello dello sfortunato alunno che alla fine dei suoi studi avrà un posto sulle sue navi. Allora, dobbiamo consegnare un diploma a un ragazzo a noi caro, un diploma ad honorem. Lo consegniamo al fratello e il nostro ragazzo che è arrivato in quinta voleva fare gli esami, purtroppo la vita gliel'ha negato, ma noi no, perché noi come istituzione scolastica dobbiamo fare in modo che i nostri ragazzi che hanno delle aspettative, lui ne aveva tante, e voleva raggiungere questa meta, e vi posso dire che durante tutto il tempo della sua purtroppo brutta malattia Lucia ha fatto di tutto per arrivare comunque a certi risultati, e ce l'ha fatta. Noi gli diciamo, anche se da lassù, che lui ce l'ha fatta, e consegniamo con noi il fratello che sta continuando, che è nostro allievo e sta continuando gli studi con noi, e vi posso dire che è stato premiato perché per il suo senso di appartenenza al nostro istituto, grazie alla borsa di studio Monsignor Sannino, perché si è di matematica, e quindi per noi è stato un momento di orgoglio. Allora, questo è il diploma, e poi adesso va bene. Al comandante D'Amato è stata consegnata una medaglia di riconoscimento da parte dell'Istituto Cristoforo Colombo per il suo continuo interessamento verso i giovani e verso questa scuola. Editore del Greco, dare quella targa o ringraziare con un libro. Io penso che a Giuseppe D'Amato, adesso fatemelo chiamare così, perché mi sento quasi, io gli ho sempre detto, mi dovete adottare una figlia, allora lui ha accettato tutto questo, mi sento di dargli una medaglia. E indovine chi metterà questa medaglia? Indovinate chi metterà questa medaglia a Giuseppe D'Amato? Il nostro caro Arezzo. Forza, metti questa medaglia al dottor Giuseppe D'Amato, a nome di... Tra i tanti ospiti presenti in sala, abbiamo notato la professoressa Giovanna Romano, ideatrice del premio Monsignor Francesco Sannino, il comandante Pietrantonio Caffiero, presidente del Collegio Capitani, Compartimento di Napoli, e il capitano Ciro D'Alesio, presidente dell'Associazione Gli Amici del Mare e coordinatore della delegazione Collegio Capitani Comuni Vesuviani. Di essere stato invitato a questo convegno, interessantissimo. Ne approfitto per portare i saluti alla dirigente scolastica, la dottoressa Lucia Cimmino, e a tutto il corpo insegnanti che con un vero amore trasmettono a questi giovani l'appartenenza e la scelta che hanno scelto come nautico. Quello che è interessante da questo convegno, dal mio punto di vista, è questa scuola serale che avrà inizio. Io penso che sia un'opportunità per tanti.
tante persone, ma specialmente per i naviganti, i quali sono già marittimi che imbarcano nelle categorie di operai, di marinai, che mettendo insieme l'esperienza, una professionalità già acquisita e ritornando sui banchi di scuola, se così si può dire, saranno sicuramente degli ottimi futuri ufficiali, perché vengono messe in campo tante competenze e questo fa solo piacere.